Oggi ti parlerò della semeiotica e dell'anatomia palpatoria del fegato. Imparerai a trovare e valutare, attraverso i giusti punti di repere, la sua forma, il suo volume, i suoi mezzi di fissità, i rapporti che intercorrono tra il fegato, gli altri organi e il sistema muscolo-scheletrico. Grazie a queste informazioni avrai sempre una marcia in più rispetto agli altri e potrai fidarti delle tue mani durante la visita clinica del paziente affetto da disturbi del sistema epatobiliare. Il fegato è il più voluminoso di tutti i visceri. Esso è paragonabile ad un ovoide che abbia l'asse maggiore trasversale e al quale sia stata tagliata obliquamente la sua porzione inferiore sinistra. La sua faccia superiore è convessa, la sua faccia inferiore è concava, sulla quale gli organi vicini lasciano delle impronte più o meno evidenti. Il fegato è diviso in due lobi da legamento falciforme, un lobo di destra e un lobo di sinistra, reminiscenza del fegato doppio e mediano presente nell'embrione. Il peso del fegato nel cadavere è molto diverso rispetto a quello del vivente. Mentre nel cadavere il fegato pesa all'incirca 1,5 kg, il fegato del vivente riempito di sangue arriva a pesare fino anche 2,5 kg. È proprio per questo che il fegato risulta uno degli organi più colpiti da contusioni durante gli incidenti stradali, perché la forza di inerzia va a spostare un organo pesantissimo. Il suo diametro trasversale misura circa 28 cm, quello antero-posteriore circa 20, il diametro verticale è di circa 8 cm. Le sue dimensioni in realtà nel vivente variano molto a seconda dello stato in cui il fegato si trova. Si accrescono infatti durante la digestione, l'inspirazione e l'esercizio fisico. Per trovare e valutare il fegato è molto importante partire dai giusti punti di repere. Il primo punto di repere è il diaframma a livello del quinto spazio intercostale, che hai già imparato a reperire velocemente grazie al video sullo stomaco. In basso un piano orizzontale che passa per la decima costa, oltre al quale un fegato sano non dovrebbe mai scendere. A destra un piano sagittale che tocca la parete destra del torace e a sinistra un piano sagittale che passa per la linea emiclaveare. La percussione del fegato risulta molto utile per definirne i margini. Il suono plessimetrico del fegato è di tipo ottuso. Si distinguono una ottusità assoluta e una ottusità relativa. Quest'ultima si rileva a livello del quinto spazio intercostale, dove il fegato è ricoperto dal polmone. Una riduzione o un aumento dell'area di ottusità epatica può essere indicativa di una problematica a carico del fegato o degli organi vicini. Ora che hai individuato il fegato nella sua forma reale, sei pronto anche a valutare l'elasticità dei suoi mezzi di fissità. Il fegato infatti non è un organo fisso, ma gode di una certa mobilità che è dovuta alla spinta del diaframma durante l'inspirazione e l'espirazione, che muove il fegato di circa 1,5 cm durante gli atti respiratori. I suoi mezzi di fissità sono rappresentati da pieghe del peritoneo che vanno a creare dei veri e propri legamenti, di cui potrai andare a valutare la mobilità, l'elasticità e la dolorabilità. Questi test provengono soprattutto dalla cultura osteopatica ed è bene che tutti li conoscano, perché unire le conoscenze rafforza le competenze. Questi legamenti sono molto importanti perché, oltre a dare sostegno, permettono al loro interno il passaggio dei vasi e dei nervi destinati all'organo. Ricorda che, come tutte le sierose, possono rispondere ad offese di carattere chirurgico, tossico e infettivo e, attraverso la produzione di un essudato infiammatorio, andare a riportare delle aderenze che possono compromettere la mobilità dell'organo, la sua circolazione sanguigna e la regolazione degli impulsi nervosi. I mezzi di fissità del fegato sono 4. Il primo mezzo di fissità è il legamento falciforme, che divide il fegato in due lobi, uno di destra e uno di sinistra. Il legamento falciforme in alto è attaccato al diaframma
per poi proseguire ad inserirsi sulla parete anteriore dell'addome e infine a livello dell'ombelico. Qui c'è una contiguità con il legamento vescico-ombelicale medio, residuo dell'uraco, e si stabilisce quindi una sorta di rapporto fra il fegato e la vescica. Il legamento falciforme ha lo stato normale piuttosto lasso, quindi definirlo un vero e proprio legamento sospensore del fegato potrebbe risultare non esatto. Il secondo mezzo di fissità del fegato è il legamento coronario, che si trova a livello del quinto spazio intercostale e che unisce appunto il fegato al diaframma. Questo è un legamento molto saldo. Il terzo mezzo di fissità del fegato è la vena cava. Il quarto è la pressione endoaddominale. Oltre ad essere avvolto dalla membrana sierosa del peritoneo, il fegato è anche intimamente avvolto da una tonaca fibrosa detta capsula di Glisson. È molto importante valutare la sua elasticità, in quanto una sua tensione può compromettere direttamente la pressione all'interno del fegato, perché in contiguità con le guaine che avvolgono i canalicoli biliari. A paziente seduto ci posizioniamo con entrambe le mani al di sotto della decima costa e sollevando il fegato con una spinta verso l'alto ne valutiamo la mobilità. Un'eccessiva tensione tra il fegato e il colon ascendente darà come risultato una ipomobilità della parte destra. Lo stesso accade rispetto al rene, ma la sensazione è ovviamente di una tensione più posteriore rispetto a quella del colon. Un'eccessiva tensione rispetto al duodeno darà invece come risultato una ipomobilità della parte centrale del fegato, mentre una tensione rispetto allo stomaco e al piccolo omento darà una ipomobilità della parte sinistra. Per valutare la tensione del legamento coronario ci poniamo dietro al paziente seduto con entrambe le mani al di sotto della decima costa. Il fegato va spinto verso l'alto e poi va valutata la velocità della sua discesa in basso. Se il ritorno risulta lento e macchinoso, è possibile che ci sia una eccessiva tensione a livello del legamento coronario e quindi tra il fegato e il diaframma. Come per lo stomaco, anche per il fegato, tensioni meccaniche o infiammazioni fra la sua faccia superiore e il diaframma possono andare ad irritare il nervo frenico. Da qui la connessione che c'è fra problematiche epatiche e dolore alla spalla destra o alla zona cervicale, dal momento che il nervo frenico origina a livello di C4-C5. Il test di compressione del fegato è molto utile a percepire l'elasticità della capsula di Glisson, la consistenza del fegato e la sua eventuale congestione. Bisogna avvolgerlo completamente con una mano posteriore e l'altra anteriore in uno spazio compreso fra la quinta e la decima costa. Il gomito va appoggiato a livello della propria coscia e il carico è dato dal peso del corpo. Eventuali rigidità, dolorabilità o sensazioni di congestione potrebbero stare ad indicare una problematica a livello epatobiliare. Il fegato, attraverso la vena porta, riceve il sangue venoso dall'esofago, dallo stomaco, dal duodeno, dal piccolo intestino, dalla milza, dal pancreas, dal colon e dal retto. Una sua congestione potrebbe nel tempo portare alla dilatazione del plesso emorroidario superiore, che è una via di fuga terminale per ristabilire un giusto equilibrio pressorio. Ti ricordo che il plesso emorroidario medio ed inferiore è invece tributario della vena iliaca interna, che raccoglie il sangue venoso dagli organi della pelvi e dalle strutture muscoloscheletriche dell'osso sacro e della colonna lombare. Proprio per questo, mentre le emorroidi interne sono più legate a problematiche di tipo congestizio a livello epatico, le emorroidi esterne sono più legate a problematiche di tipo congestizio degli organi della pelvi e delle strutture muscoloscheletriche lombosacrali. Il fegato ha una ricchissima vascolarizzazione, che è data principalmente dall'arteria epatica, ramo del tronco celiaco che è già imparato a reperire nel video dedicato allo stomaco, e dalla vena porta, che hai già imparato a reperire nel video dedicato al duodeno ed in particolare al legamento epato-duodenale.
I nervi del fegato provengono principalmente dal simpatico toraco lombare e dal parasimpatico vagale, quindi dal plesso celiaco che hai già imparato a reperire nel video dedicato allo stomaco. In particolare, i nervi del sistema ortosimpatico del fegato provengono da una zona midollare compresa fra T6 e T9. Ti ricordo che per reperire velocemente le vertebre dorsali ti basterà tirare una linea ideale al di sotto degli angoli inferiori delle scapole per trovarti a livello di T8. Ricorda che una dolorabilità della muscolatura paravertebrale a questo livello potrebbe stare ad indicare una problematica cronica a livello epatobiliare. Se questo video ti è piaciuto e l'hai trovato utile per potenziare le tue conoscenze di semeiotica e anatomia palpatoria, condividilo con i tuoi colleghi e iscriviti al mio canale per continuare a vivere l'anatomia fuori dalle pagine di un libro.